festività di mercoledì 9 novembre. Sorpresa a preparare 3.000 dosi di hashish in manette e due pregiudicati di Giffoni. La quantità di droga sequestrata avrebbe consentito di mettere sul mercato dello spaccio dei Picentini circa 2.800 singole dosi, con un ricavo che si aggirerebbe intorno ai 30.000 euro. Accoltellamento a Scafati, arrestato rumeno. L'uomo, un 39enne, durante un diverbio sorto per motivi da chiarire, avrebbe accoltellato un connazionale 23enne, procurandogli una ferita al fianco sinistro con sospetta lesione degli organi interni e addominali. Maltratta moglie e figlio ed estorce 40.000 euro ai suoceri, guai per un egiziano. L'uomo avrebbe più volte maltrattato con percosse, ingiurie e minacce la moglie 35enne ed il figlio minorenne, tanto da costringere il suocero a sborsare del denaro per evitare il peggio. Calcio e pugna alla moglie, per lui si aprono le porte del carcere. La notte scorsa i carabinieri della tenenza di Scafati hanno proceduto all'arresto di Pasquale Esposito, dopo che aveva raggiunto l'abitazione della moglie per percuoterla. La provincia di Salerno al World Travel Market di Londra. Per la prima volta alla Fiera Mondiale del Turismo, uno stand espositivo del Salernitano all'interno del padiglione Italia dell'Enit. Ambiente fortunato, accordo di programma tra enti per erosione costiera e depurazione acque reflue nel Cilento. Dall'incontro tra il consigliere e i sindaci cilentani è emersa la necessità di presentare progettualità alla regione per un finanziamento di opere prioritarie per il territorio del Cilento. Treni, Capotorto promette maggiore attenzione per Cava e la tratta Salerno-Nocera. Il primo cittadino metelliano, Marco Galde, ha ottenuto un impegno formale da parte del vertice regionale delle Ferrovie dello Stato, che ha assicurato un'attenzione maggiore per le esigenze del comune di Cava. Politiche sociali, presentazione e protocollo d'intesa su richiedenti asilo e rifugiati. L'assessore alle politiche sociali e sanitarie Sebastiano Odierna domani alle 11 presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino terrà una conferenza stampa per presentare l'accordo. Ponte Cagnano, istituito albo pretorio online, SEL, presenti solo due atti, cosa nasconde la mancata informazione? Sul sito del comune non è rintracciabile nessun documento anteriore al mese di novembre 2011, nonostante sia presente un apposito archivio che dovrebbe contenere tutti i provvedimenti precedenti a tale data, denunciano i rappresentanti del partito. La Solar Energy Battipaglia ancora senza guida tecnica, in attesa di trovare il sostituto del dimissionario Renato Sabatino, spetterà il vice allenatore bianco-arancio Pierluigi Orlando dirigere la prima seduta di allenamento in vista della sfida casalinga di sabato con Firenze. A Salerno d'altro canti in cantina. L'evento in programma dall'11 novembre al 2 dicembre propone quattro serate in un clima piacevole e rilassante tra un bicchiere di vino, piatti tipici e buona musica dal vivo. L'appuntamento è nella cantina di Sant'Alferio, nel centro storico della città capoluogo. Per approfondimenti e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.